Ciao a tutti, fratelli marziali, io sono Marco Crastolla, siamo in compagnia del mio maestro Mitya Nardelli e oggi parleremo di arti marziali e tradizione. Vedremo un pochettino di affrontare, a parte qualche bias, qualche pregiudizio su tradizione sì, tradizione no, utile o meno. Quindi, maestro, da dove vogliamo cominciare? Ciao a tutti ragazzi, innanzitutto ciao Marco e ciao a tutto il numeroso pubblico. Io comincerei ovviamente dalla definizione stessa di tradizione, no? Che diciamo nella lingua italiana se abbiamo un vantaggio è proprio quello che siamo molto specifici nei significati, nei termini, tra il sinonimo, il contrario, l'omonimo. Ok, già dare un significato letterale alla parola tradizione, se andiamo a vedere, mette già in crisi l'idea che nel mondo marziale, nel karate, nello specifico, visto che è il nostro acquario, ecco, diciamo così, parlando di karate, nello specifico ci sono degli assunti che cambiano il significato stesso di tradizione, perché quando nel karate si parla di tradizione, non ci si rifà più al significato vero e proprio della lingua italiana. Il significato della lingua italiana ti dice uso e costume riferito ad una prassi, ad una particolare etnia, area geografica, assunto come prassi. E parallelamente aggiunge sempre tutti i vocabolari, andateli a vedere, aggiunge sempre un riferimento al concetto di folklore. Ora basta andare da un maestro di karate tradizionale e dire: grande maestro, il tuo karate folcloristico mi piace molto, e la cosa potrebbe scatenare le ire perché tu hai detto folcloristico al mio karate, siamo impazziti. Invece folklore e tradizione nella lingua italiana in realtà sono la stessa cosa, sono praticamente dei sinonimi, sono due concetti correlati in maniera indistricabile uno dall'altro, soprattutto se si tratta di usi e costumi sociali, usi e costumi riferiti ad etnie, e questo è il caso del karate, dove la tradizione molto spesso non si sa bene neanche che cosa sia dal punto di vista significativo, ma non si capisce manco cosa sia da un punto di vista pratico, perché fare musica folcloristica, fare musica tradizionale, vuol dire utilizzare strumenti tradizionali, utilizzare quella che era la melodia, se vogliamo, parliamo della musica tradizionale italiana, ecco, così non svalvoliamo, ma comunque è abbastanza estendibile il concetto a tutte le musiche tradizionali. E la musica italiana è composta da un impianto melodico e tonale abbastanza semplice, si tratta in genere di due o tre accordi, no? Il famoso passaggio la minore mi oppure do, do settima, con un'aggiunta per i più tragici di un re, scusatemi ragazzi, di un re da qualche parte. Ho tirato un calcio e quando tiro un calcio succede sempre qualcosa. È un impianto ritmico abbastanza più complesso, fatta appunto su questa base con strumenti tradizionali. Se uno oggi prende quell'impianto ritmico, quella struttura lì e ci aggiunge chitarre elettriche, campionature, musiche di un certo genere, non si potrebbe più definire tradizionale o folcloristica riferendosi alla tradizione della musica italiana, ma questo non vuol dire che quel tipo di musica non possa diventare a sua volta una tradizione, non possa diventare un folklore. Nel vocabolario, per cui non sono esempi che mi sto inventando, no? Sono esempi da vocabolario, tutti li possiamo andare a consultare. Esempi di vocabolario, quando si parla di nuova tradizione, di creare la nuova tradizione, che cosa porta? Porta delle espressioni e dei comportamenti sociali estremamente moderni, estremamente diffusi, come per esempio il rito tradizionale della sigaretta dopo il caffè. È una cosa che è un'espressione che si usa ovunque, è un'espressione che è effettivamente tradizionale, se pensiamo al corso del tempo, no? Che questo tipo di comportamento sociale, sbagliato, erroneo, quello che vogliamo, il fumo fa male ovviamente, sta portando avanti. Questo esempio perché l'ho portato? Perché ci fa capire che le tradizioni non sono qualcosa che è nata fino ad un certo anno, dopodiché non possono più nascere tradizioni, e questo già contraddice molto, molto karate. Ma in più, l'esempio della sigaretta, della tradizione della sigaretta dopo il caffè, ci fa capire che effettivamente non è che tutte le tradizioni, perché sono tradizioni, sono portatrici di bene e di positività. Qui già i significati, no? Già ci pongono a riflettere sul fatto di, perché molto spesso si usa all'interno del karate
È chiaro che siamo molto settari, c'è tutta una guerra di marketing al netto di tutto questo, però si usa la parola tradizionale molto spesso come se fosse un assoluto, un aggettivo assoluto di positività, di qualità migliore, a volte anche di quantità, se vogliamo, migliore, ma questa cosa nel termine non è racchiusa, non c'è tradizione. Penso che il processo logico è questo: visto che lo facciamo da tanti anni, siamo passati prima da certe fasi, di conseguenza abbiamo più esperienza e oggi abbiamo più, in un certo senso, no? Voce in capitolo, se proprio vogliamo dire, no? Ma questo potrebbe essere vero se parliamo dell'estinzione del dinosauro e la nascita dell'uomo, cioè sono due specie diverse, quelle si sono estinte, questo è nato, difficilmente avrà potuto usufruire dell'esperienza dei primi se non tramite una ricerca storica, ma l'uomo, il karateka, non è che se non nasce tradizionale, nasce moderno e non sa niente di tutto ciò che era la tradizione, non ha preso niente, non viene da lì, assolutamente. Può essere un aver preso e distaccarsi da quello che è il concetto di tradizione. Perché? Perché alla fine tradizionale, come vi ho detto all'inizio, tradizionale in sé quello che indica è comunque un confine. Quindi accettare di fare un certo tipo di pratica e chiamarla tradizionale vuol dire che si sta accettando che questa pratica, questa non è assolutamente una critica, è un dato di fatto, che questa pratica abbia un confine. E il confine della tradizione, no? Uscendo fuori da quello, io già non mi sento più a mio agio, non mi sento più nel mio range. Per cui credo che sia questo che li spinge molto spesso a dire no, il tradizionale. Certo, il discorso lo facciamo da prima, e lo facciamo da più tempo, insomma, relativamente, deve essere intrecciato con quello che nella nostra mentalità italiana, ma estendibile a gran parte del mondo conosciuto, e l'eredità religiosa, perché nella significazione, nei significati di tradizionale si va a finire sempre sulla valenza tradizionale del verbo religioso. Cioè il verbo religioso, a differenza di tutte le altre tradizioni, il verbo religioso è un assoluto, cioè quando si parla della parola tradizionale è un assoluto, è un qualcosa che necessariamente deve essere creduta, deve essere eseguita. Secondo me questa commistione è un po' confluita nell'idea delle arti marziali. Ho visto oggi, non ho avuto, scusami, modo di vedere il video, ma come ti ho detto ho messo il like già sulla fiducia, perché l'argomento è bellissimo, no? Dove appunto dai uno spunto sullo studio delle religioni, no? Dal taoismo al kung fu, la connessione. Siccome sono connesse in un certo qual modo, voi per i tempi, i modi di pratica, ma voi anche solo per la leggenda che le ha veicolate fino a qui, le arti marziali sono estremamente connesse con l'idea, io dico di spiritualità orientale, ma in tanti interpretano come religiosità orientale. Quando si dice religiosità è orientale, in realtà nel 90% dei casi in genere si intende un cattocristianesimo vestito di arancione, con gli stessi assunti, però invece che dire Dio e San Giuseppe si dice Buddha, Mitabala e quant'altro. Per cui secondo me questo concetto religioso guasta, rovina l'idea del tradizionale, che in realtà si dovrebbe riferire a quello che è il significato tradizionale delle, appunto, dei comportamenti sociali, cioè qualcosa di folcloristico, una abitudine, una consuetudine. Non parla assolutamente di una iperfunzionalità o di un fare le cose meglio, fare le cose rifiutando qualcos'altro, no, parla di una consuetudine, cioè quando qualcosa diventa una consuetudine può diventare una tradizione. Questo perché l'altra volta ci siamo ritrovati anche un discorso più ampio che non c'entra niente, che non voglio tirare in ballo nel video, no, a parlare appunto della differenza tra una manifestazione moderna e una manifestazione che qualcuno dice tradizionale, dove diciamo la tradizionale hanno ragione perché è tradizionale, quella moderna mi dispiace, esistete solo da 5 anni, vi dobbiamo cancellare. Indipendentemente da motivazione altro. E questo è assurdo, perché come abbiamo detto prima, la tradizione nasce, continuano a nascere le tradizioni, cioè anche oggi può essere che una delle tradizioni possa diventare anche una semplice prassi di apertura del telefono, di apertura del PC. Se tutti assumiamo lo stesso comportamento per consuetudine, ripeto, non si tratta di una iperfunzionalità, si tratta che in quel momento lo facciamo tutti per varie ragioni, può diventare una tradizione. E questo non vuol dire che sia meglio di quello che verrà dopo, assolutamente, neanche quindi, peggio.
Secondo te, maestro, nella tradizione, nella definizione proprio in sé, è preclusa una via di miglioramento, cioè non di miglioramento, però di cambiamento? Sì, necessariamente è preclusa. Cioè, tradizione è un comportamento assunto, cioè un qualcosa di già definito. La tradizione che cambia, la tradizione che cambia non è già più tradizione, cioè è un qualcosa di estremamente contemporaneo, è un comportamento che si adatta, no, al tempo. Pensandoci, quale tradizione è rimasta realmente immutata nel tempo? Cioè... Ed è qui che casca l'asino per quanto riguarda il karate, perdonate, non sto dando dell'asino a nessuno, è un modo di dire, perché per quanto riguarda la musica, e ho fatto l'esempio apposito della musica tradizionale italiana, gli strumenti con cui è nata la musica tradizionale italiana sono gli stessi con cui si suona oggi, sono cambiati i materiali in un certo modo, diciamo, no? Può essere cambiata la lavorazione, però quelli più maniacali, quelli che veramente ci tengono a fare le cose in maniera tradizionale, lo strumento, il tamburello, se lo costruiscono loro con la pelle di capra, piegano il legno, fanno il loro lavoro, la chitarrina se la liutigiano loro come deve essere fatta, e quelli sono i loro strumenti, la zampogna, cioè sono strumenti che costruiscono in maniera tradizionale per fare una musica, come ho detto prima, di impianto semplice, tradizionale, con un'argomentazione anche definita, che deve essere quella che chiaramente è rurale, campestre, dei riti e delle feste di campagna, anche se oggi non ha più lo stesso senso, no? Cioè oggi tanti di quelli che vanno alla tamburriata, noi lo sappiamo, siamo di giù, a Merpignano, a Carpignano, quelli quando fanno la notte della tarantola, scende il mondo, scende gente che il 99% di loro sono operai, impiegati, gente che vive in un condominio, non gliene frega un cazzo, scusate il termine, non frega niente della campagna, non vivono quella, però tutti alla festa, no, per cui anche la sua funzione è diversa, ma chi la sta facendo lo sta facendo in maniera tradizionale. E il karate, questa cosa è molto difficile, non dico che non ci siano, ma è molto difficile, perché se noi andiamo ad analizzare quella che era la tradizione del karate, e si allenavano all'alba, vivevano col maestro, non indossavano il ghi bianco, avevano dei programmi che non hanno niente a che fare con quelli di oggi, qualunque, non sto dicendo Jissen, Shotokan, Okinawa, non avevano niente a che fare con quelli di oggi, usavano attrezzi che oggi usano solo le scuole di Okinawa e qualcun altro, e neanche tutte, perché se il mio piglio è essere tradizionale, motivazioni varie che io magari non riesco a sviscerare tutte, ma dico anche l'amarcordismo è una cosa che piace, io voglio essere tradizionale, non mi deve interessare della funzione, cioè io continuerò ad alzare gli ghisi, sti bastoni con la pietra, non fa niente che hanno inventato un attrezzo che in 4 secondi mi fa fare 10 volte quel lavoro senza rischiare nessun tipo di danno o trauma, non mi interessa, io devo fare le cose in maniera tradizionale. Per questo dico che il tradizionale chiude se stesso in un range nel quale lui vuole stare, non è una cosa che è costretto, soprattutto parlando del karate, per cui no, provo a mettere in mezzo un elemento, diciamo, particolare. In un certo senso, adesso mi è venuto in mente, visto che hai appena detto che, no, utilizzo magari i shisashi, tutti i lucchetti di pietra, queste robe qua, anche se magari, non so, c'è il kettlebell, ci sono altri strumenti moderni e così via. Perché voglio continuare nella tradizione? Non potrebbe però in un certo senso dare quel qualcosa in più da un punto di vista individuale, però, nel senso, mi alleno con i lucchetti di pietra, mi sento ad Okinawa, riesco a rendere di più, di conseguenza non può essere un paradosso, cioè allenarsi con uno strumento arcaico, diciamo così, per avere un boost maggiore, in un certo senso. Ottima postilla, perché nell'impianto tradizionale e folcloristico che noi tutti conosciamo culturalmente, soprattutto nel sud Italia, ci sono delle manifestazioni con effetto straniante, che è quello che hai appena descritto, che sono le rievocazioni storiche. Quello è un modo di fare una cosa in maniera tradizionale, no? Sentirsi andare un attimo straniante, cioè non sono più qui, ma sono alla corte di Federico II, sono un giullare, sono un lancillotto, sono un re, sono... cioè sentirsi per quella giornata, per quella... ecco. E questo sicuramente non è una cosa negativa, anzi sono
il primo, no, ad aver apprezzato e studiato la necessità, se vogliamo, sociale e antropologica dell'effetto straniante, della scorporazione, di essere altro ogni tanto. Ma non ha niente a che vedere con la funzione poi di quello che noi andiamo a fare, ha qualcosa a che vedere solamente con una, se vogliamo semplificare, una stabilizzazione sociale. Cioè, non ti può migliorare il tuo carattere, perché alla fine l'effetto straniante, sentirti adochinato, no, non, adesso non fraintendiamoci, è un concetto difficile, non sto dicendo che quello è meno forte, però parliamo di movimento fisico. Se hanno inventato un macchinario che ti fa sviluppare il deltoide perché lo isola dal resto del corpo, per cui tu quando fai tre trazioni con quel macchinario il deltoide ti diventa così invece che doverne fare 200, anche se tu sollevi le pietre e pensi di stare ad Okinawa, quel risultato lì non lo otterrai mai in quei tempi. Per cui non ti interessa più la funzione quando tu fai qualcosa di tradizionale. Infatti i tradizionalisti più convinti, quelli più puri, se vogliamo, no? Quelli meno che celano meno il loro pensiero, sono quelli che ti dicono sì, quando tu magari dici no, a me il tradizionale sa un po' di... Dicono sì, ma a me mi piace così. Cioè, non gli interessa l'evoluzione, perché aderire alla tradizione significa non in un certo senso, forse in primis significa essere in antitesi con quello che è moderno, con quello che è contemporaneo, con quello che è... Non dico evolutivo in senso positivo, è evolutivo in senso proprio alla crescita umana, insomma, l'evoluzione dell'uomo che si adatta a vari comportamenti o agenti esterni. Anche la pratica, no? Tatami, non tatami, originariamente non erano così fighetti, anche i più duri di noi oggi sono dei fighetti rispetto a chi si allenava un tempo in maniera tradizionale. Magari bisognerebbe ricercare, se no, se lo faccio il tradizionale. Allenarsi in quel modo lì, allenarsi in modo tradizionale con le Nike ai piedi, io non, no, che noto una certa contraddizione di termini. Ecco, a me sembra così, da me non tradizionalista, è ovvio, quindi è un giudizio, come dire, Sì, sfalsato. diciamo che allora volevo dire un paio di cose. Una è sul concetto, vabbè, ma penso fosse stato soltanto un esempio, perché alla fine ci sono lavori anche olistici moderni, che hai parlato proprio di andare a sezionare il deltoide proprio per allenare quell'aspetto lì. Magari ho pensato che gli allenamenti sviluppati così tradizionalmente sono proprio pensati per quell'arte marziale, di conseguenza, non so, fanno rotazioni, adesso mi faccio volare via il cappello, fanno rotazioni dietro la testa, quindi sono più orientate a coinvolgere più gruppi muscolari proprio di proposito, magari, e quindi continuano ad essere, diciamo, utili per quella disciplina in mancanza di altro di moderno, non lo so, adesso soltanto. Tantissimo, cioè, non vorrei essere frainteso, i maestri di karate tradizionale, cioè i maestri di arti marziali, ecco, tradizionali, più andiamo indietro, sono stati, perché sono stati, non sono, ma sono stati geniali. Cioè, hanno sviluppato un sistema di scienze motorie elevatissimo, i cui risultati hanno dato lo slancio per nuovi studi che oggi hanno portato a dei risultati diversi, ma perché diversi, ma sulla stessa linea. Non c'è un risultato, difficilmente uno studio contemporaneo sul movimento marziale, no? Come si dice, il functional, per usare un linguaggio giovane, il functional marziale ti fa fare delle cose diametralmente opposte a quello che era l'allenamento tradizionale, magari con la mazzetta per fare la rotazione. È difficile, anzi, molto spesso le cose sono fatte. Hanno una netta somiglianza. Se andiamo a vedere, sono gli sport più moderni, fanno delle cose che somigliano molto di più, perché si sta tornando a quel concetto, però con cosa? Con maggiore conoscenza, un impianto ovviamente tecnologico diverso, per cui i materiali, no? Come dicevamo in tante occasioni, finché non hanno inventato il plexiglass iperassorbente e la curvatura del casco studiata per le moto, il Kudo non sarebbe potuto nascere. È così, perché tutti gli altri esperimenti che sono stati fatti col casco, il Kenpo Kai, vari, sono stati tragediati proprio, cioè sangue che colava, vite che si impigliavano nei caschi, caschi che si rompevano. Per cui la tecnologia è estremamente collegata con l'evoluzione anche delle arti marziali. Rifiutarla per la tradizione significa rimanere ad un punto che non è
un punto di arretratezza cosmica, cioè non sai fare niente, perché assolutamente, perché ripeto, quello era un metodo geniale quello della ginnastica orientale, sul quale io, fossi voi ricercatori, farei una piccola ricerca, perché alla fine pare che la ginnastica orientale, così basata su tutta una serie di assunti taoisti e ginnici del genere, altro non sia che la copia ad opera di un monaco francescano del famoso manuale di ginnastica svedese di origine ovviamente occidentale. Ecco, a quanto pare, diciamo, nell'archeologia bisognerebbe andare a studiare in questa direzione per scoprire questo piccolo paradosso che in un certo modo farebbe crollare centinaia e centinaia di assunti che vengono ogni giorno comunque dati per scontati, come se ci fosse una differenza tra la ginnastica orientale, che tiene presente chissà di che cosa, e la ginnastica occidentale, appunto basata sulla cosiddetta ginnastica svedese di ottocentesca memoria e quanto prima. Quanto pare è stata una rivisitazione ad opera appunto del pellegrinaggio dei monaci di questo tipo di libretto, ovviamente poi dopo rimaneggiato, riassunto e impregnato di quello che era la loro spiritualità. Sembra che sia uscito qualcosa di diverso, ma in realtà sono veramente, alla fine, la ginnastica, ragazzi, il miglioramento fisico è basato su quei principi lì. È difficile uscirne fuori, cioè uno magari, io per spiegartela uso un'allegoria e quell'altro invece per spiegartela uso la poesia, ma il principio è quello lì, è quello che il muscolo va allenato e nutrito in un certo modo, e questo gli darà una certa rispondenza, sarà la forza, sarà la rapidità, sarà quello che oggi riusciamo a distinguere benissimo e a sezionare in maniera anche maniacale, no? Riusciamo a fare sessioni di allenamento estremamente mirate, per esempio sulla precisione, sulla forza, sulla velocità, perché abbiamo strumenti che ci hanno confermato cose che quei geni del passato avevano già messo sul piatto. Questo appunto non è la mia, non è una critica, sono fermi al palo, cioè, anzi era geniale quel metodo, ma oggi si è andati avanti. Rifiutare tutto ciò che non è una dicotomia, cioè o sei un tradizionalista o rifiuti la tradizione. La dicotomia è che quando tu sei tradizionalista rifiuti la modernità, perché ti sei chiuso in un range, ma chi è andato oltre non necessariamente rifiuta la tradizione, anzi chiunque sia un evoluzionista, diciamo, marziale da questo punto di vista, non può fare a meno di andare a studiare qual è stato il trampolino che ha lanciato le arti marziali. La tradizione, no? E quindi si va a ripescare là. Questo non vuol dire che mi rimetto a fare le cose come le facevano Okinawa dell'Ottocento, ma che tengo presente magari con un certo interesse anche come le facevano, ecco, per capire come e dove e qual è la direzione che è la nostra arte marziale. Ripeto, giovanissima, sta ancora cercando le sue identità, guardate quanti stili ci sono di karate, sono tutti implicitati a chiamarsi karate. Qualcuno mi dirà, ma anche il sound, ragazzi, cioè se fra 20 anni il sound è ancora qui e si fa in un certo modo, quello diventa sound tradizionale, e c'è poco da fare, c'è poco da scandalizzarsi, quello diventa sound tradizionale, funziona così. Però diciamo, stava venendo in mente un'altra definizione di tradizione, nel senso, forse la tradizione potrebbe essere legata ai principi che sottendono la pratica, e non tanto, cioè la pratica fisica potrebbe anche evolvere, però ci sei, maestro? Vedo bloccato, che è successo? Qualche problema? Stacca. Forse ci stanno tracciando, stacca! Ok, siamo di nuovo qui, abbiamo avuto problemi tecnici dovuti al surriscaldamento, si stava sciogliendo il telefono del sensei, abbiamo aspettato un pochettino e quindi siamo di nuovo qui. Allora, maestro, eravamo rimasti ad una domanda che volevo farti per quanto riguarda un modo diverso di intendere la tradizione. Cioè, magari la tradizione potrebbe essere intesa da un punto di vista concettuale. Cioè, io preservo il concetto dietro alla mia pratica, però la pratica può anche evolvere. L'importante è che sia in linea con la tradizione dei concetti.
Quindi Sì, tantissime volte la sento come motivazione, no? Cioè dire sì, no, ma tradizionale si riferisce a quelli che sono i valori, no? Si parla quindi di valori, di concettualmente, a quello che è un concetto tradizionale. Però anche questo rivela dei limiti, perché uno dei concetti tradizionali era lo schiavismo. Non è che io posso dire, io mi rifaccio ai concetti tradizionali per dire che per forza sono migliori del pensiero moderno. Il concetto tradizionale ha dei limiti, e sono dei limiti abbastanza pesanti, soprattutto perché negli ultimi 300 anni, mettiamola così, ci sono stati dei cambiamenti epocali nel mondo, non in una singola, che hanno coinvolto tutto il mondo, per cui ciò che poteva essere un assunto anche funzionale, io parlo sempre del rasarsi la testa, no? Cioè erano tutti si bonzi, si rasano la testa perché il rifiuto della bellezza contro. In realtà era una cosa funzionale all'origine, non c'erano condizioni igieniche funzionali in un tempio di 200-300 persone per avere i capelli lunghi e non essere invasi da pidocchi e quant'altro. Per cui rasiamoci i capelli e rifiutiamo. Allora, non vi ribellate per non rifiutare la bellezza. Allora, però il motivo originario era qualcosa di funzionale. Anche se poi quello che è stato tramandato era la giustificazione al non ribellarsi a questa cosa qua, ma la funzione che l'ha spinto era non riempiamoci di pidocchi. Così tutti i concetti tradizionali rivelano una loro, se vogliamo, funzionalità contestuale nel tempo in cui sono stati varati e giustamente anche accettati e promulgati, e oggi magari rivelano una claudicanza, ecco, diciamo così, un pochettino. Tendono ad inciampare su quelli che sono gli assunti moderni. Questo ammesso che qualcuno di quelli che dice che si rifà ai concetti tradizionali li segua poi veramente, perché purtroppo esiste la figura del religioso non praticante, ma esiste anche la figura del tradizionalista, concetti, concetti, ma poi questi concetti non li traduce in come possiamo dire, in un comportamento, anche dovesse essere solo da dojo, solo da dojo. Se andiamo a vedere i concetti in cui dovrebbero essere racchiusi i valori assoluti del karate di quel tempo, sono i dojo kun, in qualsiasi epoca, andateli a prendere, andiamoli a leggere, hanno tutti fino alla, come possiamo dire, fino alla fine, all'epilogo della Seconda Guerra Mondiale, un non so che di ipernazionalismo, cioè l'imperatore, la nazione, la famiglia, poi il gruppo, poi arrivi tu. Questa cosa oggi non è più così, per cui è come il solito discorso, non è che uno può prendere i 10 comandamenti e dire io ci credo fino a quando non parli della donna ad altri, perché poi lì sai com'è. No, o li prendi tutti o non li prendi nessuno, per cui o dici che sono il verbo, perché non può essere un verbo assoluto che questo però va sostituito. Se rivela un'apertura, no? Se scopre il fianco a quello che è un impianto logico, ma anche soltanto adattivo ad oggi, cioè uno oggi si deve comportare in un certo modo perché abbiamo un certo tipo di società, dire che ti rifai praticante di Kenjutsu, di Kendo, dice che si rifai samurai, vuole fare seppuku, non è un comportamento accettabile, se vogliamo, no? Cioè, Mishima ne ha fatto una tragedia di sto fatto qua, no? Si è ammazzato in diretta. E dire ragazzi, qua cioè, non è possibile che non ci possiamo più suicidare con onore come un te. Il cambiamento non va bene, ma era appunto l'ultimo grido di un attaccamento alla tradizione che ha un non so che di non voglio dire patologico. Non voglio, ecco, tra i significati di tradizionale e di folcloristico, per esempio, c'è cioè, tra i sinonimi lo strano. Cioè, vestito in maniera folcloristica, è strano. Perché? Perché il folklore, la tradizione, la si riconosce in quanto produce subito un effetto straniante rispetto alla modernità. È È fuori qualcosa dal che tempo, in un certo sì, senso. una cosa folcloristica, cioè, si usa anche come aggettivo, diciamo, fuori dal giudizio temporale, no? Una cosa folcloristica è qualcosa di strano, è qualcosa che è un po' fuori dal canone che, di vita contemporaneo, no? In quel caso si dice folcloristico. Oppure questi sono strani, però sono abiti tradizionali. Per cui tradizione assume un suo significato di appunto stranezza. Perché? Perché, come dicevo, aderire alla tradizione vuol dire rifiutare l'essere in questo tempo. E anche concettualmente i concetti tradizionali hanno quell'effetto straniante. Lo riconosci quando un concetto fa parte di un dojo kun tradizionale
o di un Dojo Kun, di quelli che sono stati scritti appunto dopo l'epilogo del secondo conflitto mondiale. Li riconosce senza sapere neanche chi li ha scritti, riconosce: questa è una scuola antica, questa è una scuola moderna, anche se vengono scritti con lo stesso piglio, se vogliamo, no? Perché chiedono cose diverse. Beh, in un certo senso però è vero anche il contrario, cioè è anche strano ciò che va fuori da una consuetudine, se non vogliamo chiamarla la tradizione, anche se è moderna, immaginiamo TikTok all'inizio, per esempio, no? I social, no? Appena escono, ah, che sta cagata, che sta cosa, così, adesso è diventata una cosa normale. Però all'inizio dà anche la novità dà quel senso di strano. Quindi diciamo che la consuetudine, se possiamo dire, è un limbo fra tradizione, cioè fra antico e moderno, cioè. Questo per far capire a maggior ragione che la tradizione non nasce come tradizione, la tradizione nasce esattamente come quello che oggi la tradizione sta criticando, nasce come lo strano, la stranezza, no? E diventa a sua volta paradossalmente una stranezza culturale perché rimane ancorata al suo tempo. E questo fa capire che la tradizione vive questo tipo di contraddizioni. Credo che il telefono si stia spegnendo. Ok, dai. Ragazzi, abbiamo dato abbastanza input, quindi commentate sotto, il discorso è lunghissimo, quindi noi ci fermiamo qui. Voi Sì. continuate tra i commenti che comunque abbiamo detto abbastanza. Al massimo in futuro ne riparliamo, dai, al massimo. Lasciamoci così. Perdonate la mia sfiga tecnologica, il mio essere tecnoleso, ragazzi, ma non riesciamo. Adesso mi Spero che comunque qualcosa rispondete l'abbiamo. il telefono. Ecco, ok, ragazzi. È andato, è crashato tutto. Dai, ci vediamo alla prossima.